insieme all'organizzatore, ideatore della seconda edizione della rassegna di modellismo statico e dei soldatini in miniatura, ovviamente a cura di Aldo Bisogno. Questa è la sala espositiva del comune, del Palazzo Vanvitelliano. Aldo, è la seconda volta che ci offre questa grandissima mostra, inimmaginabile. Da quanti anni ti interessa i soldatini e questa passione come ti è venuta? Allora, questa è una passione che dura da 41 anni. I primi soldatini sono stati comprati in Francia, nelle Ardenne, ed erano tre miniature napoleoniche color bianco. Le ho portate in Italia, le ho verniciate, le ho dipinte, e quindi così è nata tutta questa passione. Poi successivamente ho comprato due carabinieri in terracotta in un mercatino, pagandoli 30-40 lire. I miei figli sono soddisfatti, sono contenti, perché entusiasti più che altro, perciò dicono perlomeno questo sarà qualcosa per domani per loro, perché la mia collezione è immensa, va all'incirca 3.000 pezzi. Sperando che venga ereditata la passione. No, c'è il ragazzo, l'ultimo perlomeno, Antonio, che è molto portato, quindi dice di non toccarla, perché è veramente un patrimonio. Non aspettavo tanta gente, ma ad oggi ho raggiunto 2.000 visitatori. Che non sono pochi. Per una città come Mercato. Per chi volesse ancora visitarla, fino a che giorno? Fino al giorno 26, mi auguro che fino al giorno 26, ci sono altri 3 giorni, verranno evidentemente tante persone. C'è una bella miniatura che ho avuto regalata il giorno 11 all'inaugurazione della manifestazione dal sindaco di Mercato San Severino. Molto bene. Ed è una miniatura numero 3 su 99 pezzi. Quindi è una cosa di valore, sì, oltretutto ha un valore anche morale. Una sola cosa volevo chiederti, finale, poi ci sarà una panoramica. Molti di questi pezzi li compri già fatto? È tutta opera tua? No, molti si comprano già fatti via internet, mercatini scambio, qualche abbonamento. Ma a me risulta che tu costruisci qualcosa. Sì, come no, ci stanno tutti i diorami, le barche, i diorami sono stati tutti costruiti da me. In modo particolare ce n'è uno bellissimo che è Fenestrella a Mare Chiaro. Ed è un pezzo che, non so, senza che io lo sapevo, è andato a finire su tutte le reti.